ultima giornata di regular season di Eurocup, con Brescia che raggiunge Torino e Trento tra le squadre eliminate. Brescia Ulm 80-97. Dopo Trento, anche Brescia esce dall'Eurocup sconfitta netta in casa a 4.156 spettatori, record stagionale della squadra di coach Diana, che affonda nuovamente dopo la figuraccia di Belgrado di 7 giorni fa. Nello scontro diretto per il passaggio alle 16 vanghe tongane, Brescia per passare aveva l'obbligo di vincere di 2 punti dopo la sconfitta dell'andata 83-82 e le dichiarazioni della vigilia sono state smentite da una formazione che non è mai riuscita a dimostrare il proprio valore venendo affossata da Ulm, più serena e volenterosa. Partenza positiva 8-4 per Brescia che mostra concentrazione ma al tempo stesso con troppa frenesia in attacco, dando la possibilità alla squadra tedesca di invertire l'inerzia trascinata da Evans e approfittando di un antisportivo chiamato a Beverly crolla a meno 14-14-28 la squadra biancazzurra nella consueta canotta oro, prima di dare qualche segnale di risveglio. Punto 6 Il primo quarto di Brescia, chiuso a meno 11, ha avuto un inizio difficile e il prosieguo è un crollo totale 22-44 con il solo Cunningham a cercare con continuità la via del canestro. Senza Vitali in campo e con Hamilton protagonista, Brescia ricomincia a giocare difendendo in maniera fortissima 33-46 prima di chiudere a 16-35-51 il secondo quarto di gioco. Al rientro in campo ci si aspetterebbe il risveglio di Brescia e invece Ulm a ripartire con la giusta voglia vedendo il passaggio di turno alla propria portata 40-62. Ancora Cunningham ed Hamilton a caricarsi la squadra sulle spalle e ad inizio ultimo quarto Brescia è a 14-61-75, più con la forza dei nervi che con un'organizzazione di gioco degna di questo nome. È l'ultimo sussulto Brescia saluta la compagnia uscendo tra i fischi e non come sperava di farlo. Alberto Benzola Brescia Hamilton 30, Cunningham 18, Sacchetti 8. Ulm Miller 23, Evans 17. Akpinar 16. Malaga Torino 89-68 si conclude con 10 sconfitte in altrettante partite la seconda avventura europea della Fiat Torino in Eurocup. A Malaga i gialloblu senza Care Poeta, con Delfino costretto ad uscire a fine primo tempo giocano un buon primo tempo andando anche in vantaggio di 10 lunghezze, ma crollano nella ripresa sotto i colpi degli spagnoli. L'avvio di partita è equilibrato Torino fa girare bene la palla trovando ottime soluzioni offensive con Wilson e Delfino, Malaga risponde con Milosavljevic e Roberts e dopo 5' il punteggio è di 8 pari. La Fiat prova allo strappo con Portanese 10-16, ma la risposta di Malaga cambia i giochi dall'arco Fernandez, Roberts e Salin fanno male ai gialloblu 87% da 3 per gli spagnoli alla fine del primo quarto trovando prima il pari e successivo vantaggio che chiude la prima decina 23-21. Nella seconda frazione Torino prende il controllo dopo aver toccato il meno 10-31-21 dopo 2'. Gli uomini di Larry Brown cambiano marcia e, trascinati da un ottimo Moore 20 punti alla fine del primo tempo, infliggono ai padroni di casa un parziale di 13-0, riuscendo poi a chiudere il primo tempo in vantaggio di 6-41-47. Punto nella ripresa ancora un capovolgimento 2 centri dal perimetro di Wiltier riportano Malaga in vantaggio 57-52. Torino prova a rimanere a contatto, andando a segno con Portanese e Hobson, ma Malaga è ancora chirurgica dalla lunga distanza e la terza frazione si chiude con il risultato di 67-57. L'ultimo quarto vede le speranze della Fiat di trovare i 2 punti in questa Eurocup svanire definitivamente Malaga in pieno controllo, assesta il colpo di grazia ai gialloblu che sprofondano fino al meno 21 che chiude la partita. Risultato finale 89-68. Salvatore Macheda Malaga Wojcinski e Fernandez 14, Salin